Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo video. Allora, questo devo dire che non sarà proprio un video felicissimo, anche se è un video K-poposo. In questo video infatti vorrei parlare della salute mentale o comunque dei problemi psicologici di cui alcuni cantanti K-pop e idol hanno parlato. Un argomento che spesso non si parla quando si parla del regno del K-pop, e a volte sia i fan che gli altri fans si dimenticano che nonostante la fama, la fortuna e il fandom che c'è dietro un idol, queste sono anche delle persone. Prima di iniziare questo video vorrei ricordare che se qualcuno che magari sta vedendo questo video si rispecchia in alcuni di questi problemi di cui andrò a parlare, per favore cercate di riconoscere questo vostro problema e cercate veramente di trovare un aiuto professionale che vi possa aiutare ad andare avanti. È veramente una cosa molto importante. Detto questo, inizierò adesso a parlare in una serie di cantanti K-pop e a condividere quello che hanno detto riguardo alla loro salute mentale. Durante un'intervista alla BBC coreana, Park Chung ha affrontato le difficoltà e lo stress derivati dall'essere una celebrità e ha parlato di come gli idol non hanno molte opportunità di esprimere le loro emozioni a causa delle regole molto severe delle loro agenzie. Park Chung ha detto che non ha mai aperto completamente il suo cuore a nessuno perché non vuole essere un peso per coloro a cui tiene. Suga è uno dei rapper più famosi e talentuosi e ha rivelato però la sua battaglia con la depressione durante un programma radiofonico nel 2014. Ha parlato della sua lotta con il proprio aspetto fisico e anche di quella voce che spesso la gente purtroppo ha dentro, che è quella che ti dice non sei abbastanza. Ha affrontato diversi problemi di salute mentale come depressione e ansia della società, ma alla fine Suga è stato in grado di ottenere l'aiuto professionale e è molto grato a chi è riuscito ad aiutarlo. Poi Suzy. Nonostante la bellezza, ricchezza e fama, Suzy ha condiviso come si sentiva pesante sotto le aspettative di tutti. Ha raccontato di come a volte si trovava a avere delle conversazioni casuali con le sue amiche e all'improvviso ha iniziato a piangere senza motivo per il sovraccarico di stress a cui è sottoposta sempre. IU è un altro cantante che ha condiviso come si sentiva vuota e ansiosa per le sue capacità di cantante durante il programma di Healing Camp. Per riempire questo vuoto, tra l'altro, ha detto che lei mangiava fino a scoppiare e poi vomitava. Ha sofferto di bulimia per molti anni prima di poter ricevere un aiuto. Il fatto della bulimia poi mi piacerebbe affrontarla nuovamente in un altro video. Se vi può interessare scrivetemelo nei commenti. Andiamo avanti con Hitchi. Nonostante lui si presenti come una persona comunque felice, sarcastica e divertente, ha sofferto molto quando Hankyung lasciò i Super Junior. Infatti fece un ciclo depressivo chiudendosi dai suoi amici per oltre 3 mesi. E per fortuna però è riuscito, grazie all'amore e sostegno degli altri membri, ad andare avanti e a gestire il proprio dolore. Andiamo avanti con un altro cantante che non avevo idea che soffrisse di depressione. È veramente famosissimo, uno dei più grossi artisti del K-pop, che ha praticamente tutto, è J-Dragon. Nonostante abbia tutto questo, non significa che la sua vita sia sempre felice. Infatti non so se vi ricordate il mega scandalo che c'era stato dietro il plagio del suo singolo Heartbreaker, e quello ha detto che l'ha lasciato veramente depresso e si sentiva come un criminale. In quel periodo si è chiuso da amici e anche dalla sua famiglia, vivendo in completo isolamento. Beh, insomma, è stato un duro colpo, immagino. Andiamo avanti con Jo-kun, che nonostante il suo fascino e il suo atteggiamento umoristico è tra i molti idol che soffrono di depressione. Sebbene sia un artista incredibilmente di successo, ha detto che ha sofferto molto durante i suoi 8 anni di training. Finiamo questa lista di idol e dei loro problemi con Kai, e il quale praticamente durante un'intervista con Deezer Korea, l'intervistatore ha detto a Kai che quando lo guarda nel volto vede la solitudine, e lui gli ha risposto in questo modo che mi ha lasciato senza parole. Adesso non so se la traduzione è perfetta, però ve lo traduco un po' in italiano. Lui ha detto che una parte di sé sembra che si ritiri e tende a piangere molto. Inoltre non ha amici. In quei momenti in cui sono depresso e abbattuto, starò semplicemente a casa, non faccio uno sforzo per ignorarli o tentare di sfuggire a queste emozioni.
Guardo la depressione dritta negli occhi, piango i miei problemi così me li scrollo di dosso. Non è qualcosa di cui vergognarsi. È bello come Kai non si vergogni e di parlare di depressione. Quando si soffrono di certi problemi è difficile uscirne completamente, bisogna sempre stare un po' attenti, però è bello come si sia aperto e abbia condiviso comunque questa sua fragilità con i media, un pochino tutti questi cantanti, perché se li vedessimo solo da fuori e non avessero fatto queste dichiarazioni non lo sapremmo mai. È bello che ne parlino perché secondo me parlandone ci saranno molte altre persone che magari si apriranno su questo problema, e aprirsi al problema è veramente il primo passo per poter trovare un aiuto. Spero che questo video almeno ad alcuni di voi vi sia potuto servire e che potete capire anche voi che nonostante ci sia tutta questa fama e tutte queste cose meravigliose, non sempre tutto quello che luccica è oro, diciamo. Quindi anche loro sono persone, anche loro hanno dei problemi e anche loro fanno di tutto per uscirne. Avete qualche problema, fatelo anche voi. Noi ci vediamo al prossimo video e grazie sempre per essere con me. Ciao, un abbraccione e alla prossima!